Entrando sulle istanze online vado a ritrovare il modulo per la compilazione delle domande di mobilità. Troverò la domanda di mobilità secondaria di secondo grado, la domanda di mobilità secondaria di primo grado della primaria e dell'infanzia. Per esempio, compiliamo quella secondaria di secondo grado che è il mio ruolo di titolarità. Vado alla compilazione della domanda di secondaria di secondo grado. E entro in un modello della privacy, un'informativa della privacy, e vado avanti e entrerò nella pagina personale con i miei dati personali e la mia titolarità. Faccio ancora avanti ed entrerò nella sezione delle domande della mobilità. Faccio il trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado, inserisco la domanda ed entrerò nelle sezioni da compilare. Per esempio, compiliamo l'anzianità di servizio. Abbiamo sei caselle. Nella prima casella è il ruolo di attuale titolarità, gli anni di ruolo dell'attuale titolarità. Nel mio esempio sono 13. La seconda casella è riferita ad altro ruolo, sempre in situazione di ruolo. Io non ho altro ruolo, dunque zero, non ho retroattività giuridica in altro ruolo, quindi zero. La terza casella invece è riferita al preruolo. Il preruolo, in tal caso, io ho 13 anni di precariato, metterò 13 anni di preruolo. Poi, nella quarta casella, invece, la continuità del servizio nella scuola di attuale titolarità. Nel mio caso, sono 7 anni di continuità nella stessa scuola. La quinta casella è per gli specializzati sul sostegno e per chi chiede il posto di sostegno. Dunque, deve indicare gli anni di ruolo sul sostegno, gli anni fatti sul sostegno in altro ruolo e gli anni di preruolo fatti nel sostegno. Nel mio caso non ho nulla di tutto ciò, dunque zero, e anche non ho retroattività giuridica sul sostegno, dunque zero. E infine la sesta casella è il punteggio aggiuntivo. Bonus una tantum che si dà, sono 10 punti, a coloro che nel periodo che va dal 2000-2001, 2007-2008 non hanno prodotto domanda di mobilità per un quadriennio e dunque hanno garantito un triennio di continuità e poi non hanno mai speso questo bonus. Seguiteci nel canale YouTube di Tecnica della Scuola e anche nel sito www.tecnicascuola.it. Faremo altri video sulle altre parti della domanda di mobilità, dalle esigenze di famiglia ai titoli generali, eccetera.